La più grande vittoria è quella che non richiede alcuna battaglia. Nel video di oggi chiudiamo questa miniserie dedicata ai vampiri energetici con l'ultima tipologia di vampiro e alcune strategie per tenere alla larga questi succhiatori di energia emotiva, mentale e alla lunga fisica. L'ultimo tipo di vampiro energetico che volevo condividere con te è il ricattatore emotivo. Qui abbiamo un caso simile al lamentone, cioè l'ego infantile dà lo sfratto alla parte adulta della persona e utilizza strategie da bambino piccolo per ottenere ciò che vuole o farla pagare quando pensa di aver ricevuto un torto. Ad esempio, fa il broncio o il trattamento del silenzio. Un silenzio totale o con risposte a monosillabe. E questa è una modalità aggressiva mascherata. Tecnicamente si chiama aggressività passiva. E si sta chiedendo, ma perché è aggressiva? La risposta è che è aggressiva perché studi dimostrano che la finalità del silenzio è quella di infliggere dolore all'altro. Un dolore che di fatto viene spesso avvertito e si avvicina a quello di tipo fisico, con un risvolto infingardo. Se la controparte abbocca, rischia di passare a strategie aggressive esplicite, grida, insulti, eccetera. E ciò accade a causa di un passaggio di energie aggressive del ricattatore da quest'ultimo al ricattato, che poi diviene una sorta di aggressore e questo consente al ricattatore di poter fare la vittima dicendo all'altro che è aggressivo. Quindi una modalità molto molto sofisticata. Si parte con un'aggressione mascherata, l'altro reagisce in modo aggressivo e lui fa la vittima. Quindi Machiavelli era un dilettante in confronto. E se stai pensando che sono molto strategici questi ricattatori, come ti dicevo nel primo video di questa miniserie, avviene tutto al di fuori della loro consapevolezza, per cui non è che dietro ci sia un disegno machiavellico, è il meccanismo psicologico di cui sono preda che li trasforma in vampiri inconsapevoli, così distruttivi. Ora, terminata questa carrellata, passiamo alle strategie per tenere alla larga i vampiri energetici. La prima è tenere a mente le conseguenze negative del vampirismo. Quindi la prima cosa da fare è avere ben chiaro le conseguenze negative del lasciarsi avvinghiare dai vampiri energetici. Ti serve infatti una chiara molla motivazionale per fare la fatica di cambiare. E se ti stai chiedendo come cambiare, anche con i vampiri energetici, se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto, cioè svuotamento, stordimento, sensi di colpa, eccetera. Quindi può suonare strano, ma se fino ad ora sono riusciti a succhiarci energia vitale e preziosa è perché gli abbiamo dato il nostro permesso. Quindi occorre lavorare sul nostro atteggiamento di fondo e ricordarci che non sta a noi salvarli. E vediamo meglio con questa seconda strategia, che è quella di ripetere un mantra. Cioè la seconda cosa da fare è lavorare sul nostro atteggiamento. Parlo al plurale perché delle volte ci cado ancora. E se fai il salvatore con il vampiro, non cavi un ragno da un buco e ne esci esausto. Piuttosto vai a fare un'ora di passeggiata veloce che si fa meno fatica e anzi ti ricarica energie. E se ti stai chiedendo come faccio a non fare il salvatore, ripeti il mantra: non sono responsabile per la soluzione dei loro problemi. Non sono responsabile per la soluzione dei loro problemi. Ripeti questo mantra. Ognuno di noi, infatti, ha un po' di croce rossina o croce rossino dentro di sé. L'intento può essere di aiutare e rendersi utile, ma fidati, con i vampiri non aiuta. E lo sai bene, altrimenti non staresti ancora qua. Terza strategia, non abboccare. Una strategia molto semplice, anche se non sempre facile, è non farsi ingaggiare. E come si fa? Semplice.
ma non facile, non prestare attenzione e rispondi con il silenzio a lamenti, provocazioni, critiche, eccetera. Quarto passaggio, sposta l'attenzione. Ora, questa strategia la devo ad uno dei docenti del Master in Counseling. Stavamo parlando dei nostri vampiri di famiglia. Io avevo una cara zia, lui una nonna. Tutti e due eravamo profondamente affezionati a queste tremende vecchiette, ma sfiniti dai loro costanti lamenti. E una strategia che mi girò e che alcune volte funziona è il depistamento. Ad esempio, ti faccio un esempio banale. Loro ti dicono: non mi vieni mai a trovare, non mi porti male a nipotina, non mi vuoi bene, eccetera, eccetera. E tu, anziché abboccare e rispondere cose tipo: ma come, veniamo tutti i weekend, oppure sai com'è, sto seguendo un progetto tosto, eccetera, dici qualcosa del tipo: oh, ma hai visto queste nuove banane? Sai quanto costano? La quinta strategia è allenare la comunicazione assertiva. Se vuoi andare più a fondo, conoscere il tuo profilo di assertività, scoprire se tendi più al vampiresco o al vampirizzato e allenare atteggiamenti, schemi mentali che ti aiutano a comunicare in modo nutriente, persuadere e resistere alle manipolazioni, puoi usare lo strumento online Comunicazione Assertiva dall'A alla Z, di cui ti metto il link sotto il video. Penultima strategia, esci dalla relazione. Può dispiacere, perché magari siamo affezionati a quella persona che chiamiamo amico o anche partner, ma a volte è necessario prendere atto che certi atteggiamenti e modalità relazionali nuocciono profondamente al tuo benessere. Quella persona non ha intenzione di cambiare e continuerà a risucchiarti energia vitale e benessere finché rimane nella tua vita. E quindi arrivare a questa soluzione è doloroso, ma delle volte potrebbe essere inevitabile. Oppure puoi usare un'ultima strategia di breve termine, cioè ti lamenti del tuo capo, compagno, amico, parente, vampiro con una terza persona. Nel breve ti aiuta, nel medio-lungo ti trasforma a tua volta in un vampiro. Bene, se arrivati alla conclusione, prima di salutarti, alcune domande per te. Hai mai incontrato vampiri energetici? Erano uno dei tipi visti in questi tre video o di un'altra tipologia? Che strategia utilizzi di solito? Condividi la tua esperienza nei commenti. Un'ultima cosa. Ho dedicato un libro al più grande vampiro, non solo della tua energia, ma del tuo potenziale, l'ego infantile. Ora, se desideri approfondire i tratti dell'ego infantile, come intralcia l'espressione del tuo potenziale e ti impedisce di raccogliere il successo che desideri, puoi farlo con il mio libro Destinazione Successo. Nel libro troverai anche tecniche pratiche testate per tenere a bada il tuo ego infantile e facilitare la piena espressione del tuo potenziale. Acquistando il libro potrai accedere anche a contenuti esclusivi online, compilare il questionario che ti consente di scoprire la taglia del tuo ego infantile e dialogare con il sottoscritto per dubbi e domande. Per cui spero di averti come lettore di Destinazione Successo e in ogni caso ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua crescita, benessere e prosperità.